Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Ascolta la nostra musica. Tu ci segui. Tu ci segui. Ma noi siamo DJ Fox, la radio che ti rincorre. Domenica ore 21 sta cominciando una nuova puntata di Intorno all'Ukulele. Now I go cleaning windows to earn an honest pot. For a nosy popper it's an interesting job. It's a job that just suits me. A window cleaner you would be if you could see what I can see. When I'm cleaning windows, the honeymoon in couples too. You should see them bill and coo. You'd be surprised at things they do. When I'm cleaning windows, in my profession I work hard, but I'll never stop. I'll climb this blinking ladder till I get right to the top. The blushing bride, she looks divine. The bridegroom, he is doing fine. I'd rather have his job than mine. When I'm cleaning windows, the chambermaid, sweet names I call. It's a wonder I don't fall. My mind's not on my work at all. Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Intorno all'Ukulele, sempre la domenica, sempre alle 21. E oggi è una puntata con degli ospiti. Ho scelto di invitare questi musicisti, questi ukulelisti, alcuni sono già stati ospiti qui da noi su DJ Fox Radio Station, perché volevo parlare di orchestre diciamo amatoriali, di orchestre di ukulele fatte da appassionati di ukulele e non necessariamente professionisti, ma anche con dentro professionisti, insomma formazioni un po' miste che ho visto che stanno un po' prendendo piede, stanno nascendo, alcune esistevano già un po' da tempo. E l'ho voluto fare introducendovi con questo brano di Joe Brown, preso dal suo album, The Ukulele Album. Avevo notato che effettivamente alcuni dei brani di questo doppio album, di cui abbiamo già parlato qui in radio, sono eseguiti non solo da Joe Brown con la sua band, ma anche dalla International Ukulele Club of Sonning Common, che da quello che sono riuscito a capire leggendo il libretto del CD è proprio un'orchestra amatoriale di questo genere. E quindi mai come oggi questi pezzi che ho scelto, e alcuni li ascolteremo, poi ne ascolteremo anche tanti altri. Dipende, insomma, se sono chiacchierone come sono adesso all'esordio non so se avremo tanto tempo per la musica, però vediamo, sono comunque pertinenti con l'argomento di questa sera. Allora, vorrei subito presentare gli ospiti. Abbiamo da Roma Daniele Danks e Dario Bellaveglia. Ciao. Ciao, ciao. E da Milano Simone Del Baglivo. Ciao Simone. Ciao a tutti. Ok, allora già le presentazioni le ho fatte bene, non mi sono confuso, vi ho messi in ordine. Allora, stiamo parlando della orchestra italiana di ukulele, vero Daniele, vero Dario, giusto? Sì. E poi della Lele Orchestra, che è l'orchestra su Milano, che Simone Baglivo ha iniziato ha creato nel mese di giugno. Ma partiamo da voi di Roma, parlatemi un po' della vostra esperienza. Io sapete che sono molto curioso, sui social voi siete abbastanza presenti e quindi io ne approfitto per avere informazioni, però in realtà soltanto quando ci troviamo così in radio finalmente possiamo parlare bene nel dettaglio, sia quando parliamo fuori onda che quando parliamo con i microfoni accesi. E quindi chiedo a voi, adesso non so chi dei due vuole prendere la parola per primo, non litigate mi raccomando, almeno non qui da me. E raccontateci un po' di questa esperienza, da quanto tempo esiste, com'è composta e forse anche perché avete pensato di proseguire l'attività degli Yukus in Fabula anche con questa altro con questo altro impegno. Ditemi un po'.
Sì, allora dai, è un'esperienza che è nata a ottobre dell'anno scorso, nel 2021. E, diciamo, non era proprio programmata come cosa. È nata in seguito a un meeting di ukulele che abbiamo tenuto in un negozio, in cui abbiamo fatto un workshop con il nostro solito workshop sulla band, le band di ukulele. C'è stato parecchio seguito, lì per lì è nata una mini orchestra spontanea. E quindi, dopo, cioè, alla fine di quella giornata, ci siamo guardati e abbiamo detto: ma perché non proviamo a sfruttare l'onda e a mettere su un'orchestra, che poi era, insomma, un progetto che avevamo già da tempo, ma non era mai riuscito a partire. E fortunatamente questa volta molti di quelli che erano lì presenti si sono iscritti, hanno continuato, si sono interessati e siamo riusciti a creare uno zoccolo duro per poi andare avanti. Ok, quindi parli già di zoccolo duro, cioè di persone che avete visto che continuano e che quindi da un anno praticamente, Sì, da un anno da sono un già. anno, esatto. Ma immagino, avete, come dire, una cadenza settimanale, gli incontri che fate o di tanto in tanto? Nel senso, che tipo di impegno richiede per le persone? Vai Daniele. Un incontro di ogni martedì alle 18 e fino alle 19:30. Ci vediamo un'oretta e mezza e abbiamo anche una classe, diciamo, prima dalle 5 alle 17 alle 18 per chi non è esperto di lettura di spartiti o di solfeggio per introdurlo poi nell'orchestra della classe successiva. Ok, giusto, molto chiaro quindi. Quindi avete un pre-orchestra per quelli che non hanno dei prerequisiti base, che può essere la lettura o immagino anche alcune cose strumentali, e poi l'orchestra vera e propria di un'ora e mezza. Quindi cadenza settimanale, che non è male come impegno, nel senso molto scolastico, nel senso che come in una scuola, cioè ogni settimana con questo tipo di... Bene, e poi avete già fatto alcune, diciamo, saggi o comunque esibizioni? Avete già fatto alcune uscite? Sì, abbiamo addirittura portato l'orchestra al Circo Massimo, Però. lo stessa location di Vasco, dei Maneskin. Sì. Cioè, avete puntato subito in alto. Avete puntato subito in alto. Diciamo sì. Bene, bene. In occasione della maratona per La Race for the Cure. il Race for the Cure per il cancro al seno. Ho capito. Quindi in una situazione, diciamo, di benefica o comunque sociale con degli obiettivi di questo genere, avete portato l'orchestra. Quindi eravate su un grande palco, ben amplificati, una cosa del genere, immagino. Sì. Cioè, Circo Massimo, cioè, per non sapere né leggere né scrivere, insomma, mi sembra una cosa. E quindi questo, beh, è stato anche un bel palcoscenico anche per far conoscere l'ukulele e il suo repertorio. Che tipo di repertorio fate? Dario. Allora, principalmente, come dice il nome, Orchestra Ukulele Italiana, abbiamo scelto il repertorio quasi esclusivamente italiano. Però è di vario genere, varie epoche. Partiamo dalla musica classica alla musica contemporanea, alla musica pop, folk. Stiamo creando un genere variopinto, insomma. Quindi Certo, sì. partiamo da Vivaldi, O Sole Mio, l'italiano di Toto Cutugno, Azzurro, Nel Blu dipinto di blu, Cioè, e musica popolare, insomma, repertorio proprio italiano. italiano, Sì. diciamo, nazional popolare, insomma, identificativo per l'Italia anche, mi sembra. Sì, eseguiamo anche l'inno, cioè, l'inno Ah, ok, anche italiano. lì. E beh, mi sembra. Siamo preparati per i grandi eventi, tipo mondiali di Certo, calcio, cose mi sembra doveroso. Okay. Coerente intanto col titolo del genere. di orchestra italiana. E poi è necessario, cioè la musica ha anche queste funzioni, non è che soltanto. Cioè, va benissimo, chiarissimo. Senti, hai citato alcuni brani. Quale facciamo ascoltare? Voi mi avete procurato due video di una recente esibizione. Sì. Quale Facciamo vogliamo far ascoltare per primo? prima O Sole Mio, dai, l'ho Ok, citato. allora ascoltiamo Sole Mia, Orchestra Italiana di Ukulele.
E abbiamo ascoltato O Sole Mio dell'orchestra di ukulele italiana. Devo pensarci, a dire questo nome devo pensarci, perché sapete perché? Perché io penso alle formazioni inglesi, quindi the Ukulele Orchestra of Great Britain, oppure the United Kingdom Ukulele Orchestra, cioè tutti queste sigle mi fanno andare insieme la testa, e anche con questo gruppo che appunto non conosco ancora, devo pensarci. Mi risulta invece più facile con l'Ele Orchestra, che è questa formazione che ha pensato e che sta portando avanti Simone del Baglivo, che per la prima volta è ospite qui di Intorno all'Ukulele, quindi sono molto contento che allargo la cerchia dei miei ospiti. Devi sapere che quando lo ospito uno una volta, poi alla fine deve tornare almeno due o tre volte. Io sono abbastanza ripetitivo, mi affeziono, non lo so, forse mi affeziono. Anche se devo dire che i romani stravincono, cioè i romani li ho invitati quasi tutti, no, forse anche tutti, almeno quelli più in vista li ho invitati tutti, ma tanti ne ho invitati, quindi Roma vincerà su Milano sicuramente... Cioè, in modo netto, comunque. Esatto. Simone, difendi Milano, te lo dico da mia, difendi Milano come puoi, anche se è già... Vai, raccontaci un po' della Lele Orchestra, dai. No, ciao a tutti. Dunque, la Lele Orchestra sì, è nata, come dicevi, a giugno, però in realtà l'idea di orchestra nasce almeno 10 anni fa, perché in realtà io mi occupo di orchestre soprattutto giovanili. Parte del mio lavoro è costituire orchestre moderne, soprattutto coinvolgendo giovani, ragazzi molto giovani, quindi preadolescenti e adolescenti. E quindi da 10 anni che mi occupo di musica d'insieme, orchestre di questo tipo. E qualche anno fa invece, durante un corso di ukulele appunto, ho creato un ensemble che ho chiamato Per gli amici Lele. Giro intorno a questo Lele che torna. E per gli amici Lele, questo ensemble è stato un po' il seme che mi ha portato a giugno a creare questa orchestra, diciamo. E per gli amici Lele lavorava su un repertorio variegato, partiva dai madrigali, pop, più latini, più moderni, insomma molto molto vario. E mentre a giugno mi è venuto in mente questo omaggio a Morricone, che ho proposto a un gruppo di appassionati di ukulele, adulti e giovani, e ho avuto un bellissimo riscontro. Devo dire che sono arrivati una ventina di persone interessate a questo brano, a questo omaggio che era il Clan dei Siciliani di Morricone, e cavolo, devo dire che è venuto proprio bene questo esperimento, e da lì è nato, è partita questo progetto di Lele Orchestra, che insomma vedo che sta andando bene e c'è un bel riscontro sia per gli adulti che per i ragazzi. Faccio finta di non saperlo, anche se lo so. Voi non avete cadenza settimanale, mi sembra di cogliere. No, infatti... Vai, descrivi. No, infatti il martedì praticamente proviamo per gli amici Lele, quasi lo stesso orario della vostra questo orchestra. Questo con gli amici Lele, non con l'orchestra. Per gli amici Lele, sì. Proviamo amici. Dalle 6:30 alle 8 e proviamo, facciamo proprio questo corso, che è un corso di musica d'insieme in realtà, perché appunto non tengo mai lezioni individuali, ma mi piace l'idea dell'ensemble, del fatto che anche l'amatore possa collaborare con magari un professionista, comunque uno che ha un livello superiore, perché si cresce molto di più quando si ha a che fare con qualcuno di più bravo, e gli obiettivi, no, cambiano, cioè sei molto più stimolato a crescere. Quindi il martedì, tutti i martedì proviamo per gli amici Lele, mentre per l'orchestra si prova a ridosso dei concerti. Fino adesso abbiamo fatto così, anche se mi hanno già chiesto, te lo dico Davide, che lo so. Chiesto di fare almeno una prova al mese. Certo, sì. Perché sì. In effetti si arriva proprio un po' impreparati ai concerti, in effetti hanno ragione. Sì, sì, certo. A livello di repertorio invece l'orchestra, quello che avete fatto? Allora, dunque, appunto, come dicevo, siamo partiti con Morricone, il Grande Siciliani, e
Quindi ho un po' seguito questo filone delle colonne sonore per il momento, e aggiungendo appunto Il Padrino di Nino Rota e Pinocchio, cioè sarebbe Pinocchio, le musiche di Pinocchio di Carpi, nella precisione di Lucignolo, la musica di Lucignolo. E quindi per adesso sono questi tre brani. Quindi in un certo senso si può dire che in un certo senso l'italianità, anche su questi brani che hai detto, Esatto. c'è l'italianità, c'è il riferimento Lucia. in questo caso alle colonne sonore, comunque il riferimento all'italianità, un po' come diceva Dario del repertorio che caratterizza l'Italia. Poi io ho detto nazional popolare perché ha fatto dei riferimento a dei brani, poi ha detto addirittura l'inno d'Italia, quindi c'è cioè qualcosa che proprio. E poi anche poi, sapendo qual è il repertorio degli Jucus in Fabula, che ha questa grande presa anche all'estero, cioè è abbastanza rappresentativo di quella che è la musica, la canzone italiana anche all'estero. Penso di aver detto una cosa corretta, ragazzi. Detto bene? Sì, Ok. esatto. Sai, ogni tanto chiedo conferma, perché io poi magari faccio voli pindarici, mi invento io le cose. No, beh, ma gli Jucos sono conosciuti da tutti e hanno questa caratteristica di essere contraddistinti come italiani, c'è cioè un'italianità abbastanza evidente. Bene, con te Simone mi hai procurato una registrazione dei brani che hai detto. La vuoi annunciare tu? Beh, è il debutto, diciamo, no? Che è il clan dei siciliani di Ennio Morricone. Grazie.
Questo era il clan dei siciliani di Ennio Morricone nell'esecuzione della Lele Orchestra, che, come ci raccontava adesso Simone del Baglivo, che con Daniele Denks e Dario Bellaveglia sono ospiti oggi a parlare un po' di orchestre amatoriali, direi, comunque orchestre di ukulele composte da diversi ukulelisti appassionati o più attrezzati, insomma, che termine brutto mi è venuto, vabbè, ormai è venuto, non posso più rimangiarmelo. E questa era una registrazione live, ma era live anche quello che avevamo sentito vostro della ukulele, dell'orchestra italiana di ukulele, perché era legato ad un evento, vero? Potete, me lo confermate? Sì, di ukulele che abbiamo fatto a Roma, di un meeting, hai detto? Sì. Perché alla fine il mondo dell'ukulele ruota sempre molto intorno all'idea del meeting, cioè non esiste quasi mai un concerto isolato, è sempre un momento di ritrovo. Ma vabbè, magari voi come Yukus no, perché avete tutto un bel vostro repertorio e siete di intrattenimento e quindi andate in tantissimi contesti, però molto spesso mi sembra che il meeting dell'ukulele è la formula che aiuta anche a stanarli. A stanarli? Nel senso che li devi tirare fuori dal loro nascondiglio? Sì, sì. Sì, forse hai ragione, sì. Diciamo che è una formula partecipativa, ecco, diciamola bene. È una formula partecipativa quella del meeting, per cui quelli che non si muoverebbero da casa perché dicono ma perché devo andare, invece escono perché vanno a vedere sicuramente qualcosa di divertente e poi magari possono anche loro suonare, perché poi è questa forse la formula. Allora, adesso la domanda che rivolgo a voi tutti, pare che, cioè anche dal mio punto di vista, sembra proprio che l'idea dell'orchestra, o comunque dell'idea di suonare in gruppo, sia veramente l'ingrediente fondamentale per gli ukulelisti, proprio per stanarli, come dice Daniele. Cioè questo aspetto di appartenenza di un gruppo, del formare un gruppo, del ritrovarsi, è probabilmente un ingrediente che tanti altri strumenti forse hanno in modo meno evidente. Può essere? Vado io. Vai. Sì, assolutamente d'accordo, Davide, perché è proprio lo strumento, se ci pensiamo, che è molto adatto a creare subito comunità, a creare subito interesse e partecipazione. E bastano proprio. È l'approccio più semplice rispetto ad altri strumenti, quindi tutti possono partecipare partendo da un livello base, però già cantando delle canzoni, suonando poche cose. E quindi subito crea appunto una comunità musicale che funziona e quindi coinvolge tutti i livelli di persone più o meno, come dire, a livelli musicali diversi, diciamo, no? Certo. Quindi a livello amatoriale, dicevi, sì, assolutamente sì, perché come mi diceva un'amica in questi giorni, è bello sentire quando ci sono delle orchestre che suonano a un buon livello amatoriale. Dice che in Italia ce n'è pochi, purtroppo, no? E purtroppo devo dire che in effetti manca proprio dalle scuole, manca questa cosa qui di avvicinare ai ragazzi a questa cosa della musica d'insieme e alla bellezza appunto di suonare diversi strumenti magari, tipo. E l'ukulele in questi ultimi 2 anni devo dire che è entrato anche nelle scuole, quindi ha aiutato tantissimo anche i più giovani a tornare ad avvicinarsi alla musica in un altro modo. Quindi sono assolutamente d'accordo con te. Tu stai dicendo queste cose, ti faccio una domanda perché proprio non lo so questa cosa su di te. Tu fai questo discorso, ma qual è la tua formazione? Nel senso, tu sei un insegnante. Dunque, io collaboro con le scuole, nel senso che io propongo attività extrascolastiche alle scuole. Quindi mi capita spesso di fare dei laboratori musicali
E quando nomino l'ukulele, devo dire che di recente, quando nomino l'ukulele, tutti i ragazzi iniziano: "Ah, l'ukulele!" Fino a 2 anni fa dicevo l'ukulele, erano uno, forse due che conoscevano questo strumento. Qualcuno diceva: "Ah, una chitarrina!" E devo dire che invece adesso, da quando l'ukulele è entrato anche nelle scuole medie, io conosco molti insegnanti che hanno iniziato a utilizzarlo, da quando non si è potuto utilizzare il flauto, ad esempio, no? E molti insegnanti, ho una collega che appunto ha iniziato a utilizzare l'ukulele e questa cosa si è molto diffusa. E quindi penso che anche per te, Davide, dicevi prima, mi sta tornando indietro, anche perché c'è questa ondata che gira intorno all'ukulele, per collegarmi un po' al tuo percorso, no? Al tuo lavoro. Certo, oh, sì, dicevo fuori onda rispetto al discorso anche della trasmissione e del lavoro che sto facendo da 5 anni o qualcosina di più. Daniele e Dario, avete qualcosa da aggiungere su questo? Penso che anche il vostro polso Sì. sia più o meno in questa direzione. Sì, diciamo, noi ci siamo resi conto col passare del tempo, no? All'inizio facevamo pezzi un po' più semplici per cercare di coinvolgere tutti, eccetera. Poi abbiamo un po' alzato l'asticella con dei pezzi più complessi e le persone, vedendo che comunque le cose alla fine riuscivano nell'orchestra, anche chi, appunto, come diceva Simone, ci sono vari livelli, ma alla fine il risultato è buono. Hanno cominciato proprio ad appassionarsi e a partecipare molto di più. Hanno cominciato a suggerire le diteggiature, addirittura ci chiedevano gli spartiti una settimana prima per poterli studiare a casa e venire preparati alle prove. Quindi si sono sentiti proprio molto coinvolti dal È bella questa fatto di cosa stare che in dici, che un'orchestra. chiedono gli spartiti in anticipo, perché in realtà si parte da un livello in cui nessuno chiederebbe mai lo spartito, per cui questa indicazione che sembra, come dire, scontata, non è scontata, cioè sottolineo che questa cosa che ha detto Dario veramente è un indicatore preciso di un interesse e anche di un impegno. Hai detto una cosa che mi piace sempre molto, almeno intorno all'ukulele ci tengo sempre a sottolineare, hai detto alzare l'asticella. Perché quello che delle volte Sì. si rischia è di accontentarsi di quella base, quando Simone dice l'ukulele, l'approccio è semplice, perché l'approccio è semplice, su questo non ci piove. Però poi l'ukulele non è in sé semplice, può diventare anche molto complesso. E quindi questo alzare l'asticella è indicativo. È indicativo perché se da un lato diciamo è coinvolgente, è socializzante, fa stare insieme, è gioviale, tutto quello che vogliamo, però alzare l'asticella è un altro discorso, vuol dire che nonostante sia divertente, sia piacevole, nello stesso tempo si può alzare l'asticella e no, e tu non è detto che perdi le persone perché hai alzato l'asticella. Daniele, Anzi. non hai detto niente, sono curioso di sapere il tuo No, parere, anche perché tu sei l'uomo dell'oscurità stasera, no. perché per chi vedrà il podcast in video tra una settimana vedrà che Daniele è nell'oscurità, è molto misterioso, ma va bene, va bene. Halloween qui. Tipo Halloween, perfetto, sei proprio in tema. E poi abbiamo il contrasto tra Dario così luminoso con questo sfondo bianco e Angelico invece quasi. Daniele nell'oscurità, molto più misterioso, fa il bel tenebroso. Tu? Dario porta la luce. Dario porta la luce. No, adesso a parte gli scherzi, Daniele. No, no, diciamo che c'è un approccio a voler fare le cose fatte bene. Adesso sono a luci rosse perché la macchina davanti ha acceso gli stop. Stiamo dando un tipo sensuale anche alla Sì, puntata. sì. Dicevo, abbiamo proprio voluto distinguere in vari livelli anche le varie sezioni dell'orchestra, proprio per permettere a chi legge bene la musica di poter ovviamente fare delle parti più complicate, ma anche a chi non è esperto di spartiti di poter comunque partecipare e anzi dare un sostegno armonico molto presente, perché comunque anche chi fa soltanto strumming comunque sostiene l'orchestra, anzi si sentono molto parte della situazione, no? Certo. Diciamo che
è bello l'entusiasmo che c'è da parte di tutte le varie sezioni, perché ognuno si rende conto che è utile per le altre sezioni. Sì, è molto democratico, diciamo, un discorso orchestra. L'orchestra è molto democratica e poi le varie funzioni delle diverse sezioni concorre a rendere questo ancora più evidente. Ragazzi, farei una pausa musicale e lo farei subito con un altro dei brani che voi, Jukus, diciamo così, faccio prima dire Jukus in favola, avete proposto. Quindi adesso andiamo ad ascoltare, lo presento io, è il primo movimento della Primavera di Vivaldi. 1, 2, 3, 4. Era la Primavera di Vivaldi nell'esecuzione della Orchestra Italiana di Ukulele. E, a proposito del repertorio, è una caratteristica che voi avete sempre, quella di spaziare nel repertorio. Anche questo repertorio classico, tutto sommato, anche questa è una bella sfida, perché per quanto Vivaldi lo conoscano tutti, alla fine bisogna suonarlo sto pezzo, cioè non è che c'è poco da far finta. In qualsiasi parte immagino che sia impegnativa, e anche questa è una carta che si gioca l'ukulele, quella che di non avere preclusioni di genere musicale. E Simone fa sì con la testa. È vero, sono d'accordo, sì, anche a me piace molto spaziare e sono d'accordo anche con il loro modo di fare orchestra, diciamo, di creare queste sezioni a diversi livelli. È un modo che
condivido perché lo faccio anch'io, e come dicevo prima avvicina anche quelli che hanno iniziato da poco e li motiva molto perché sentono qualcuno che sa suonare delle parti un po' più complesse, quindi molto, molto motivante e coinvolgente. Quindi ci sono appunto dalla sezione che fa strumming a quello che fa magari degli arpeggi più difficili e insomma sì, nell'insieme ognuno dà il proprio contributo e funziona. E poi è bello che si mettono vicini, si suggeriscono, si aiutano, si spiegano le parti, insomma, no, si creano bei momenti. Sono d'accordo. Voi fate tutti i brani solo strumentali o anche dei brani dove l'orchestra accompagna la voce? Entrambi, sì. Quelli appunto, l'italiano, azzurro, questi più pop della musica italiana, classici, della musica leggera, c'è sempre un cantante che canta. C'è sempre un cioè mettete un solista che canta e il resto dell'orchestra accompagna, che poi non solo accompagna, fa tutto l'arrangiamento che è necessario. Esatto. Ok, sì, perché poi pensavo proprio per un certo tipo di repertorio è essenziale. Un conto è La Primavera di Vivaldi, che sappiamo che è un brano strumentale, però è O Sole Mio, che tutto sommato strumentale funziona benissimo, però per tanto repertorio... la voce, l'abbinamento voce ukulele funziona. Anche tu, Simone, fai una cosa del genere, vero? Sì, adesso ho introdotto un nuovo filone più legato alle canzoni, appunto, che l'ho iniziato con questo ensemble per gli amici Lele e che poi proporrò anche alla Lele Orchestra, che è legato proprio alle cantautrici, autrici, cantanti donne latine, quindi sarà proprio tutto un repertorio da Mercedes Sosa, bello, Parra, Yasa de Sela, sai che quello è il mio repertorio chitarristicamente parlando, non dirlo a nessuno, ma chitarristicamente parlando quello è il mio repertorio. Chitarristicamente parlando, ukulelisticamente no, ma dal punto di vista chitarristico è il mio repertorio, quello che mi piace di più. Sì, ma noi non ci conosciamo tanto, nonostante che sappia qualcosa su di te, non ci conosciamo tanto. Una domanda che vale per tutti. Notate anche voi che ci sia veramente in questi ultimi mesi un'aria nuova, che ci sia che questa sete di ukulele abbia un riscontro, che ci si muove in un ambiente in cui l'ukulele ha più occasioni, ha più possibilità, o è così, è soltanto una nostra personale, come dire, veniamo da 2 anni di pandemia, veniamo da 2 anni di immobilità, cioè io mi ricordo voi due, parlo con Lucas in Fabula, durante la pandemia che facevate le dirette online, che avevo avuto anche il piacere di partecipare, per cui tutti veniamo da un periodo in cui eravamo chiusi dentro sto benedetto Zoom o Skype, eccetera. Notate anche voi che adesso veramente si respira in un modo diverso e c'è un riscontro diverso da parte della gente, o è soltanto personale? Ma secondo me c'è, come diceva anche prima Simone, l'ukulele ha preso piede, comincia a essere uno strumento più conosciuto in generale, no? Anche nelle scuole, dai ragazzi. E anche sì, noi nei nostri concerti, cioè molti riconoscono lo strumento, ci sembra, noi cerchiamo un po' di sorprendere le persone, di abbattere questo luogo comune che l'ukulele è uno strumento che serve solo a strimpellare, no? E quindi anche l'orchestra serve, cioè, stupisce in questo e coinvolge, insomma. Certo, c'è da dire quest'altra osservazione, che voi come Ukus in Fabula, che avete un vostro pubblico, siete conosciuti, siete una formazione, mi viene da dire, ufficiale, capito? Nel senso che e sicuramente siete ancora più di traino da questo punto di vista, nel senso che avete una presenza artistica che fa da traino, o no? Immagino di sì. Sì, però anche l'orchestra di per sé, cioè quando abbiamo suonato a Circo Massimo, insomma, le persone, vedere l'inno italiano, La Primavera di Vivaldi suonata con l'ukulele,
è molto sorprendente, quasi sconvolgente. Ah, pensavo che fosse una chitarrina, invece è uno strumento vero. Certo. Però, diciamo, già è abbastanza popolare rispetto a qualche anno fa come strumento. Simone? Dario, io condivido pienamente quello che dici, perché anche a me hanno detto, ma come Morricone con l'ukulele? Cioè, come fai ad accostare no, Morricone all'ukulele, che è un po', è un gioco, no? È un giocattolino. Anche il fonico, quando mi ha fatto debutto, scherzando, mi diceva, ah, con la scatolina, ah, sono tutti con la scatolina, però vabbè, lui scherzava ovviamente, però nel senso che no, uno pensa all'ukulele, fai le canzonette, no? Tutti insieme. Che canti, invece quando inizi a fare un arrangiamento devo dire che anche il pubblico è rimasto piacevolmente sorpreso dal vedere che il banjolele fa una parte, l'ukulele 1 fa una parte, l'ukulele 2, insomma ci sono proprio delle, c'è un'idea di contrappunto che dice vabbè, ma caro, l'ukulele l'abbiamo sentito solo suonato, certo, in un certo modo, no? In questo panorama che si è presentato in questi ultimi anni. E come appunto, come ripetevi anche tu, devo dire che la pandemia ha portato, l'unica cosa buona che ha portato è proprio il fatto di portare uno strumento nuovo nelle scuole, avvicinare i ragazzi a un'altra sonorità, e quindi non, oltre a suonare e cantare, quindi suonare e cantare, ecco, avvicinare i ragazzi anche al canto, che è una cosa che si perde spesso nelle scuole, che si canta poco in Italia purtroppo. Quindi invece l'ukulele ti permette di accompagnarti e accompagnare al canto, che è una cosa preziosissima secondo me. Quindi appunto, assolutamente lo sento che nell'aria, condivido appunto anch'io. C'è questa cosa che fai anche tu, che fai tu Simone, che mi piace sottolineare, perché mi ha colpito la prima volta che l'ho sentita, che è quella di far vocalizzare la melodia. Cioè, anche se una non è... Allora, il Clan dei Siciliani è un brano strumentale, come altri, quelli di Carpi, eccetera, sono brani essenzialmente strumentali, ma tu li fai vocalizzare o da tutta l'orchestra o da alcuni. E questa è una cosa molto curiosa, perché non c'è il bisogno di un testo, non c'è bisogno di un testo, ed è un tutt'uno con lo strumento, cioè la voce strumento che fa esattamente come lo strumento. Esatto, assolutamente colto in pieno, perché appunto si può partecipare anche con la voce, e quindi chi desidera fare un'esperienza in un'orchestra, che è una cosa che come dire, io propongo sempre a tutti di fare un'esperienza corale o in un'orchestra, insomma, perché aiuta a crescere come persone e come musicisti, ma soprattutto come persone, perché migliora l'ascolto, migliora la capacità di stare con gli altri. E cosa c'è di meglio che la voce? Quando partecipi con la voce sei proprio tu a nudo, cioè che ti metti proprio in relazione con gli altri. Quindi raddoppio il tema principale con la voce, perché è un bellissimo modo di condividere quel momento. Sì, perché diventa un elemento dell'arrangiamento, adesso che ci rifletto anche di più. Diventa un elemento dell'arrangiamento che non può poi mancare, perché effettivamente è qualcosa in più, è come se entrasse un nuovo strumento. Sì, esatto. E poi forse anche col fischio lo fai anche. Lo faccio col fischio sul padrino, il finale lo faccio proprio. Lo fai anche col fischio. Sì, questo finale fischiettato. Così mi piace l'idea di introdurre sempre la voce, perché è il nostro strumento principale, quindi di usarlo anche con delle piccole percussioncine, cioè usarla il più possibile, perché secondo me ci deve essere, anche se non è proprio la canzone, la voce può fare veramente tanto, il corpo può fare tanto. Faccio anche fare delle piccole percussioni sugli strumenti anche, sì, a un certo punto. Ok, andrei con l'ultimo ascolto prima dei saluti. Io rimarrei su un filone un po' più classico. Allora, ho trovato in un album dei Tukuo, che sono The United Kingdom Ukulele Orchestra, quella formazione che poi ebbe anche delle gabole legali con l'ukulele orchestra della Great Britain, e ho trovato questo Jazz Waltz, che è un valzer
tratto dalla Jazz Suite di Shostakovich. Quindi Shostakovich che fa con l'orchestra sinfonica il jazz, questa ukulele orchestra non ha fatto altro che farla con l'ukulele. Quindi andiamo ad ascoltare Jazz Waltz. Ci mancano ormai pochi minuti per concludere questa puntata dedicata alle orchestre di ukulele, diciamo, amatoriali. E anche se il discorso amatoriale nel campo dell'ukulele, ora che ci penso, è un dato di fatto. Cioè l'ukulele è uno strumento che, anche se ha professionisti, gente quotata, qualificata, eccetera, l'aspetto amatoriale del divertimento e e dell'affrontare in modo gioioso la musica, e mi sembra all'ordine del giorno. E siamo arrivati quasi ai saluti, quasi, nel senso che adesso farei un giro a tre per dire le ultime riflessioni su questo lavoro, e che ne so, se avete un sito, se avete pagine Facebook, un link che volete dare. Partiamo con Simone, vai. Ah, ok, intanto è stato un piacere conoscervi, ragazzi, e intanto vi auguro veramente un buon lavoro con la vostra orchestra, che mi sembra veramente molto 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 bello quello che fate. E, rispetto alla Lele Orchestra di Milano, è aperta a tutti, naturalmente ci vuole un livello base, come dicevamo prima, no? Perché comunque
entrare in un'orchestra bisogna aver fatto qualcosa prima, perché sennò non riesci proprio a metterti al passo con gli altri. Quindi è assolutamente aperta a tutti, per quelli che hanno già iniziato un po' a suonicchiare. E c'è una pagina Facebook Lele Orchestra, o anche Instagram Lele Orchestra Milano, e lì trovate, appunto, rispondo solitamente io a queste, se scrivete su questi social, oppure simonedelbaglivo@gmail.com è la mia mail, nel caso qualcuno fosse interessato. Ovviamente, fammi dire la battuta, ovviamente da Firenze in su, poi Firenze in giù invece riguarda loro. Poi i fiorentini possono decidere quello che vogliono, cioè sono liberi di andare dove vogliono. Invece poi questo è lo spartiacque, ok? Tanto per dirla... Vai da dire, lo spartiacque, come il Po. Però ecco, l'ho abbassato il Po, perché sennò prendevamo troppo poco, territorio. Prego, tocca... a voi, Dario o Daniele, se volete aggiungere delle ultime considerazioni. Anche voi fare l'appello, perché qui stiamo a fare gli appelli. Vai, fallo tu, Daniele, l'appello. Allora, sicuramente grazie a Davide, è stato un piacere per noi per conoscere, ovviamente purtroppo soltanto virtualmente, ma quando vieni a Roma faccelo sapere, caro Simone. Ah, volentieri. Se magari ti vediamo a Firenze con tutte e due le orchestre nella strada, è bellissimo. E ovviamente anche per noi c'è sempre disponibilità, insomma, se chi vuole avvicinarsi al mondo dell'orchestra di ukulele è sempre benvenuto, e serve un minimo livello, insomma, di musicalità, insomma, uno strumento base, e poi si cresce dentro l'orchestra studiando insieme. Sì, volevo dire una cosa adesso prima di concludere, poi passo la parola a Dario, non mi dimentico. Quando ho deciso di invitarvi a parlare di queste due esperienze, l'ho fatto perché ritengo che sia interessante parlare di due esperienze giovani, perché la vostra dura da un anno, quella di Simone da 5 mesi, quello che è, perché può essere anche di stimolo per tante altre persone in altre zone d'Italia di provarci, perché poi dopo, come ha spiegato bene Dario, è stato casualmente dopo un workshop che avete capito che forse si poteva creare un nucleo da cui far crescere un'orchestra. Quindi il mio auspicio è anche che altre persone dicano: beh, loro ci hanno provato, ci sono riusciti, perché non possiamo provare anche noi? Questo anche perché alcune orchestre già esistono amatoriali, magari io non le ho ancora intercettate, poi le intercetteremo, insomma, non voleva essere una puntata esaustiva. Ho preso queste due esperienze un po' perché ho i contatti diretti con Simone e perché gli Ukus in Fabula sono tra i miei ospiti più frequenti ogni anno, per cui non posso... speriamo. Eh sì, perché voi ormai siete... Allora, la prima volta siete venuti come Blues Brother, vi ricordate? Poi Daniele è venuto un attimo per dei suoi libri, forse, per un metodo. Il Dario anche. E poi siete venuti con Cristiano, virtualmente, con il video, alla 200ª puntata. Vi ricordate? Che mi avete fatto il video dalle catacombe, quello che era. Per cui voi, questa è la quinta volta che comparite. Quinta volta che comparite. Penso che sia il record. Beh, in realtà siete anche in due o tre, insomma, non è che siete da soli. Va bene, Dario, ti passo la parola per concludere. Sì, dove ci trovate? Se siete curiosi di vedere quello che facciamo, su Instagram o Facebook, cercando Orchestra di Ukulele Italiana, oppure tramite i social di Ukus in Fabula. A breve avremo anche un sito dell'orchestra, ma ancora no, quindi non posso dare... Va bene, ce lo comunicherai, lo diremo. Benissimo, ragazzi, vi ringrazio, è stato un bel incontro e il mio è, come sempre, un arrivederci. Salutiamo tutti con un brano, The Ukulele Orchestra of Great Britain. Ho scelto da un album punk, Pretty Girls, che è uno degli album che io, nessuno lo direbbe, ma così è, che trasmetto più frequentemente dell'Ukulele Orchestra. E sentiamo Really Free. Con questo è tutto, bye bye.
I wake up in the morning. Tell me, baby, what do you see? I see my true lover, she walks up and she kisses me. I say, cool, baby, that's really free. I go walking down to your house. Tell me, baby, is it good for me? Your ma and pa just wanna punch and thump and kick me. I say, cool, baby, that's really free. Really free, really free. Really, really, really free. Kick me. For me, every time I go near your baby, you say, cool baby, that's really free. When I'm sitting in the back room, watching telly with the heat on me, every time you move towards my body, I say, cool baby, that's really free. Really free, really free, really, really, really free, kick me. Walks up and she kisses me, I say, cool baby, that's really free. I go walking down to your house. Tell me, baby, is it good for me? Your mom and pa just wanna punch and thump and kick me, I say, cool baby, that's really free. Really free, really free, really, really, really free, kick me. Nel mare infinito della rete hai solo un posto dove approdare ed essere al sicuro. Il portale di DJFoxRadio.com. Ascolta la voce dei tuoi speaker preferiti, segui la radiovisione, rimani aggiornato sulle ultime news ed eventi. DJFoxRadio.com, la tua radio preferita a portata di un click. DJ Fox Radio Station, la più attenta selezione musicale.